Ben ritrovati a Sette Sera, continuiamo a parlare del filo che unisce, continuiamo a scoprire il progetto di Gomitolo Rosa insieme a Cinzia Sasso, ben ritrovata, Manuela Micheletti per Gomitolo Rosa e poi ben ritrovato anche la Presidentessa di Europa Donna Italia Rosanna D'Antona e a Daniela Bossi, Presidente di Andos Comitato Milano. E allora con voi abbiamo scoperto un progetto che unisce quattro associazioni di valore in favore della salute femminile, per cosa? Per lottare, combattere contro il tumore al seno. Allora abbiamo detto nella prima parte del nostro incontro qua quanto sia importante sapere per prevenire, per arrivare subito magari su una patologia, perché quello può cambiare la vita. Allora, torno subito da lei perché so che ha qualcosa da dirci di veramente importante che riguarda la prevenzione. Sì, grazie. Ma qui ci sono due fatti abbastanza importanti. Uno è quello di spingere le donne a fare i loro controlli. Purtroppo alcune donne, nonostante la chiamata della sanità pubblica, eccetera, sono un po' restie ad andare. Sono un po' restie e, per mille ragioni, perché si ha sempre da fare, la famiglia, le cose, eccetera, e poi perché c'è anche un po' di paura, c'è paura ad affrontare il tema. Allora, noi abbiamo ottenuto il patrocinio di Pubblicità Progresso per una campagna molto importante che si chiama Fai la tua mossa, lo presento qui. Ecco, questa è una campagna pubblicitaria, ripeto, promossa da Pubblicità Progresso e da Europa Donna, dove di fatto si invitano le donne a fare la mossa giusta, cioè a prendersi cura della propria salute. Questo è il primo messaggio. Sta andando ovviamente gratuitamente sui mezzi di informazione. E poi c'è un'altra cosa molto importante. Europa Donna è un gruppo internazionale, è presente in 44 paesi e recentemente, il mese scorso, c'è stata la giornata internazionale della prevenzione del tumore al seno e quindi abbiamo distribuito in rete e un po' dappertutto questi leaflet che sono invece relativi alla qualità della vita e agli stili di vita. Questa è un'altra cosa importante, prendersi cura e mantenere degli stili di vita in termini di alimentazione e in termini anche di movimento, eccetera, eccetera. Sono tutti fattori che abbassano i famosi livelli di rischio prima di essere coinvolti o toccati da questa malattia. E allora, Andos, invece voi siete attivi da moltissimi anni, da quasi 40, anche voi vicino alle donne, soprattutto nella prevenzione, nell'informazione. Com'è cambiata la consapevolezza delle donne? Cosa sanno? Cosa hanno magari più paura di sapere, per cui vanno un po' più tenute per la mano? Quando? Beh, sì, la consapevolezza è decisamente cambiata delle donne, nel senso che sono realmente un pochettino più, come dicevamo prima, tessitrici della propria salute, però ci sono ancora dei buchi da colmare, delle differenze anche regionali che abbiamo visto recentemente. Quindi Andos, che ormai è diffusa, come dicevi, su tutto il territorio nazionale dal sud, fa un lavoro proprio al dettaglio, direi quasi, quindi va dalle donne, porta per esempio nelle aziende, parlando alle donne che lavorano nelle aziende, i progetti, fa capire come si debba fare realmente la prevenzione, perché non è sempre molto chiaro alle donne, oppure va nelle scuole, insomma si occupa di informare direttamente le donne riguardo alla prevenzione, proprio per, come diceva Rosanna, far cambiare la mentalità della donna. Assolutamente sì. E allora, torniamo a quanto possiamo fare noi. C'è un appuntamento importantissimo che vorrei ricordare, parte oggi. Allora, qual è? L'appuntamento parte oggi, in via Manzoni 25 si possono trovare i gomitoli rosa a Milano, ma anche la pashmina rosa. Quindi possiamo pensare a un Natale con il colore dell'empatia, il rosa. Possiamo regalare una pashmina rosa in cashmere che va a sostegno del progetto Gomitolo Rosa. Quindi... E allora, tornando all'informazione, ma anche un po' di storia personale, perché qui parliamo di salute, di vita reale, di storie di donne che sono unite e che possono combattere insieme. Allora, quanto può cambiare la vita quando si sa che, ok, si è incontrato una patologia, ma c'è la possibilità di accedere a delle cure innovative, delle cure che possono essere soggettive, perché quello che c'è da dire è che anche solo rivolgendoci alle associazioni possiamo veramente capire dove andare, cosa fa bene a noi, perché tante volte l'informazione è quella vaga che fai da te tramite internet, può essere utile per avere una prima comprensione, ma può essere invece terrificante perché poi spaventa e basta. Allora, quanto è utile invece capire che c'è una strada proprio per noi? Sì,
Io credo che il lavoro fondamentale, per esempio, di Europa Donna è proprio quello di divulgare questa cultura, che bisogna rivolgersi alle persone che sanno dove mettere le mani e che sono molto preparate. Il tentativo è quello di diffondere in tutta Italia quello che nel nord per fortuna c'è, e cioè le breast unit, che sono dei luoghi negli ospedali dove ci si occupa di questa patologia dall'inizio alla fine. Io credo che una cosa molto importante sia l'approccio personale, come uno riesce a vivere questa malattia, ed è fondamentale sapere che è una malattia come un'altra, che si cura, che poi diventa è una malattia della quale si può parlare al passato. Però non bisogna nascondersi che è una, come tutte le malattie gravi, importanti, ti fa passare un momento difficile, e quindi bisogna essere aiutati, è importante superarlo. E questo è il ruolo fondamentale delle associazioni e anche di Gomitolo Rosa, perché se le associazioni hanno dei finanziamenti possono fare delle attività che aiutano le persone a superare quello che comunque è sicuramente un momento difficile. Assolutamente sì. E vorrei proprio parlare di queste attività che possono veramente cambiare la vita e l'esperienza. Allora, verrei da Europa Donna per capire, voi avete anche avuto un rapporto diretto con le aziende, avete proprio sperimentato dei casi, dell'informazione diretta mirata. Allora, ce ne può raccontare qualcuno? Sì, ma direi, senza citare i nomi delle aziende, abbiamo identificato una serie di aziende virtuose che, facendo un proprio percorso di attenzione ai propri dipendenti, in particolare alle donne, stanno mettendo a disposizione delle donne dipendenti una serie di informazioni, una serie di campanelli di allarme. E quindi entriamo con dei, chiamiamoli, pacchetti di sostegno informativi, per cui è un'azienda magari anche con migliaia di donne, magari anche in più sedi, utilizzano gli strumenti che noi mettiamo a disposizione. Sono strumenti ovviamente facili da comprendere e sono dei filmati che vengono magari proiettati a livello collegialmente oppure trovati nella intranet, sono dei leaflet, delle informazioni all'interno dell'intranet, ma sono anche dei momenti che andiamo ad organizzare di volta in volta all'interno dell'azienda, per cui l'azienda un pomeriggio dedica 3-4 ore del tempo lavoro delle dipendenti a fare per loro proprio informazione. Ce n'è alcune che non solo fanno informazione, ma che addirittura offrono delle unità mobili per facilitare, diciamo, i processi di rilevazione, anche semplicemente con dei questionari per andare a individuare quelli che sono i fattori di rischio, perché poi non tutte le donne sono ovviamente uguali, ci sono degli indici di familiarità, e però ci sono anche degli stili di vita che attengono o che portano dei fattori di rischio maggiore, l'obesità per esempio, un'alimentazione non corretta, la vita troppo sedentaria, eccetera eccetera, possono portare a questo tipo. Ecco, è importante che la donna sappia, e abbiamo detto la donna che è tessitrice della propria salute, il nostro obiettivo sarebbe quello di avere delle donne informate, delle donne che sanno consapevolmente che cosa devono fare. Assolutamente sì, ecco, a proposito di donne informate, di persone che sanno veramente di che cosa stiamo parlando, io vorrei sottolineare il fatto che nelle associazioni si trovano ovviamente dei volontari, ma sono volontari formati, ecco, su questo percorso di formazione e informazione, preparazione poi delle persone che sosterranno, aiuteranno le persone che hanno bisogno, ecco, possiamo dire qualche cosa? Certo, noi teniamo annualmente un corso di formazione dei nostri volontari, proprio perché prima di diventare tali devono avere un'adeguata preparazione, perché poi si trovano a contatto con le donne che hanno tumore al seno, e quindi un aspetto anche psicologico molto particolare. Quindi hanno anche un colloquio con i nostri psicologi, ogni comitato ha uno psicologo interno che è disponibile sia sicuramente per le pazienti, le malate che vogliano avere un supporto psicologico, ma anche per le volontarie stesse, perché anche loro hanno i loro momenti di crisi durante il loro percorso da volontarie. Quindi sicuramente sono persone che fanno un lavoro, a mio parere, straordinario, perché comunque hanno una volontà e una costanza che
sono davvero ammirevoli, ma comunque hanno anche una preparazione molto importante. Benissimo, e questo è fondamentale. Allora, stasera abbiamo conosciuto due delle quattro associazioni di grande valore che fanno parte del progetto Gomitolo Rosa. Ricordiamo però invece quali sono le altre due che oggi non sono qua, le conosceremo magari più avanti, e diciamo i loro punti fondamentali, parliamo anche qui della loro mission. Beh, innanzitutto Comen Italia, che appunto organizza la corsa, che in modo particolare parte da Roma, e dove poi con la raccolta fondi attraverso la corsa, che loro poi hanno portato sia a Bologna che a Napoli, vanno a sostenere i progetti sempre di sostegno al tumore al seno. Poi abbiamo Onda con la dottoressa Francesca Merzagora, che appunto sostiene la salute della donna e in modo particolare premia gli ospedali meritevoli con il bollino rosa. Benissimo, ecco, allora tutte queste sono le associazioni che fanno parte di questo bel progetto, un progetto veramente vicino a tutte le donne. Ricordo che i fondi andranno spartiti tra le associazioni per vari progetti veri, dinamici, che potranno aiutare ad essere noi donne più informate, ma anche a creare strutture di sostegno e di cura veramente più forti, più strutturate. Prego. Sì, io volevo soltanto dire che poi Gomitolo Rosa, grazie anche alle associazioni che sono coordinate dalle quattro associazioni nazionali, effettivamente si sta diffondendo in tutta Italia. Io ricordo solo alcune delle associazioni, chiedo scusa alle altre se non le nomino. Per esempio IOM di Ascoli Piceno sta organizzando tantissime attività, coinvolgendo proprio le donne di Ascoli Piceno proprio a lavorare di nuovo a maglia, sì, e quindi tornare effettivamente a Knitta la lana e salva la vita, appunto come Cinzia Sasso ci ha spiegato prima. Allora, poi Attive come prima, che anche ha sempre partecipato proprio all'inizio del progetto Gomitolo Rosa. Allora, un piccolo regalo sostenibile come questo, un piccolo regalo caldo, può cambiare il nostro Natale, ma può veramente cambiare anche la qualità di vita di tante tante donne come sì, noi. Soprattutto bisogna anche guardare qual è la pashmina che si può acquistare in via Manzoni 25, non vi diciamo il nome del negozio perché sarebbe pubblicità. Grazie. L'indirizzo è via Manzoni 25, esatto, il giorno 13, la pashmina è quella, e è bellissima. È una nuvola rosa. È calda in tutti i sensi. Cercatela. Possiamo fare tanto fino all'8 di marzo. Vi ricordo tutti i siti www.gomitolorosa.org. Poi abbiamo conosciuto due splendide associazioni, Doi City ha i riferimenti anche loro, www.europadonna.it e www.andosolusnazionale.it. Grazie infinite per averci fatto scoprire questo bel progetto, ma grazie soprattutto per averci fatto capire che di queste problematiche bisogna parlarne. Oltre alla paura si può veramente fare tanto, si può guarire, si può parlare al passato, come insomma ci ha insegnato lei. Grazie davvero. Prego, l'ultimo. Io dico soltanto la nostra mission, il recupero della lana, la protezione dell'ambiente e la salute della donna, quindi regalate un gomitolo rosa. Benissimo, brava. Regalatelo. Allora, grazie infinite a voi, grazie anche a voi per averci, per essere stati con noi anche oggi. L'appuntamento con 7 Sera finisce qui, dopo di noi il format della settimana, e noi ci rivediamo domani sera. Buona serata a tutti.